A Mondaino si affrontano due squadre con umore diverso. I Nuova Fete vola nei piani alti di classifica, la rincorsa di Mondaino invece si è stoppata in avvio di 2019. Sfida anche tra due delle tifoserie più calde dell'intero girone, ma anche tra bomber protagonisti del torneo, Muratori da una parte e Crosetta dall'altra, anche se oggi assente, ma ci penserà Pagnini a non farlo rimpiangere. La partita regala subito un'emozione, dalla destra Balducci pennella per la volée di Muratori che coglie il legno superiore della porta difesa da Gabellini. Lo stesso Muratori da fuori area in acrobazia tenta come l'andata l'Eurogol, Gabellini non si fa sorprendere. È la volta di Stefanelli che di forza vince un contrasto, mette al centro ma Gabellini in tuffo evita pericoli maggiori ai suoi. Il Mondaino si vede finalmente con la grande incursione di Federici sventata in corner da Semprini. Muratori dalla parte opposta sceglie alla classe la potenza, da calcio piazzato alza la mira. Invece la punizione di Baffioni chiama al tuffo copertina l'attento Semprini che si rifugia in corner. Conclusioni da calcio piazzato che proseguono, qui Muratori mette al lato. La ripresa inizia con lo stesso trend di chiusura di prima frazione, la punizione di Muratori viene bloccata a terra da Gabellini, ma la partita si sblocca al 55esimo. Stefanelli di forza va via l'avversario finendo a terra in area di rigore, steso in questo caso da Sanchini. Proprio i difensori in maglia arancione protesterà, ma il direttore ha scelto per il calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Muratori che non sbaglia, undicesima perla in stagione per lui. Ma il Mondaino pareggia 4 minuti più tardi. Girometti pennella direttamente a calcio piazzato per Pagnini che, lasciato colpevolmente solo da posizione defilata, beffa Semprini trovando il pari. 1-1 e ristabilita la parità in campo. Nuova Feltia che vuole assolutamente 3 punti. Gori scodella per la testa di Stefanelli. Gabellini respinge a suo modo. Gialloblu ospiti che insistono. Qui è Balducci a far gridare a gol i tifosi accorsi a Mondaino. Pallone al lato di un nulla. L'occasionissima capita nell'extra time. Stefanelli delizia il palato sopraffino dei rumorosi tifosi ospiti, lanciando Muratori che a tu per tu con Gabellini si divora i gol del possibile sorpasso. Le emozioni terminano qui. Il Nuova Feltia risucchia un punto all'ex capolista Verucchio. Ora la vetta è a meno 5, occupata in questo caso dal Granata. Mondaino che torna a far punti muovendo la propria classifica.